Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo di nuovo in diretta dal World Talking Conversation e oggi, come preannunciato, un momento dedicato ai giovani. Quindi intanto incomincio a salutare un po' di persone. Ciao Linda, benvenuta. Dicevo, oggi siamo in compagnia di Valory App. Valory App è un'applicazione che è stata creata appositamente ancora prima dei tempi del coronavirus. Da Simona Dell'Utri, che a breve avrò qui con me. Ciao Ilaria, grazie, buongiorno a tutti. Quindi vi dicevo che è stata creata da una donna che a breve vi presenterò, che si chiama Simona Dell'Utri, che ha avuto questa splendida idea di creare un'applicazione dedicata proprio ai ragazzi, e parliamo di ragazzi molto giovani, quindi parliamo dei ragazzi che usciti da quelle che sono le scuole medie, incominciano a pensare al loro futuro, quindi anche alle scelte scolastiche da fare, ma sapete bene che non tutti i ragazzi poi trovano nello sbocco professionale scolastico, la visione non è per tutti uguale. Io, per esempio, ho avuto mio figlio che ha deciso di fare lo chef, è un giovane chef e sapete un po' tutti ormai che lavora appunto in Florida. Però appunto ci sono poi delle scuole professionali, così come per le estetiste, così come per i truccatori. Quindi diciamo che nell'età dai 14 anni fino ai 18 c'è un momento e un livello di attenzione veramente strategico, importantissimo per capire cosa voglio fare da grande. E quindi questa applicazione, visto che ai tempi d'oggi sostanzialmente i genitori hanno poco tempo da dedicare ai figli, l'idea è venuta, poi ce ne parlerà appunto lei appena si collega, però l'idea ovviamente è venuta sul fatto che lo smartphone ormai è diventato per molti ragazzi un luogo dove stare molte, 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 molte ore. E non sempre quello su cui poi stanno i nostri ragazzi diventa funzionale per loro, diventa interessante, o quantomeno possa migliorare la loro vita. E quindi l'idea è nata come se lo smartphone potesse essere una mamma digitale e quindi fornire tramite questa applicazione delle informazioni come se uno lo chiedesse ai genitori. Quindi sono stati chiamati una serie di psicologi e di altri coach, dipendentemente dalla natura di che cosa insegnano, per dare la possibilità ai ragazzi di valutare nel panorama delle scelte opportunità migliore lavorativa. Ovviamente ognuno di noi pensa, se lo fa con una convinzione di essere un libero professionista come lo sono io, di svolgere delle attività che siano atte o alla vendita ma anche alla formazione. Il motivo per il quale Vormakeup, per esempio, è un brand di cosmetici rivolto chiaramente al pubblico, rivolto anche non solo alla cliente privata che sceglie un prodotto per sé con una logica di attenzione a cosa mi metto sulla pelle, ma anche al professionista che finita la scuola, il periodo scolastico, deve andare a lavorare e quindi ha bisogno di prodotti ottimali. Quindi per questo sono state create le accademie, le Work Academy in Italia, che per chi non conosce ed è collegato in questo momento, voglio aggiungere che sono 8 attualmente su tutto il territorio italiano, quindi partendo dalla sede centrale di Milano, dove sto io, a scendere giù fino a Taranto. Quindi un percorso passando dal Veneto, attraversando l'Umbria, scendendo al Lazio, alla Campania e poi alla Puglia. Quindi dare la possibilità ai ragazzi di impegnarsi in qualcosa che amano. Quindi oggi quello che dovrebbe avvenire è proprio l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Simona. Simona, sei qui, sei in linea, perché io non lo so se sei in linea attualmente. Vediamo, eccola qua. Aspettiamo di riuscire ad avere il collegamento. Ho voluto fare una presentazione di che cos'è Valory App, no? Perché è un progetto, da quando ci siamo conosciute, ho sempre detto, mi è sembrato un progetto veramente molto interessante. Oggi ho anche la mia mascotte, guarda. Che bella! E sostanzialmente mi sembra che appunto ancora prima, perché dicevo, spiegavo che l'idea della tua applicazione non è nata ai tempi del coronavirus, ma è nata prima. Ma lascio la parola a te per descriverci meglio il progetto.
Sì, grazie Vale per questo appuntamento e questa possibilità appunto di raccontare un po' questa storia. E, la mia esperienza è sempre quella di essere sempre vicina ai giovani e alla comunicazione. E 2 anni fa ho voluto dedicare tutta la mia esperienza, diciamo, un po' imprenditoriale e di donna all'attenzione dei giovani, pensando a come uno strumento tecnologico come un cellulare potesse realmente aiutarli in realtà per ottenere delle informazioni serie, delle informazioni filtrate e soprattutto poter ricevere anche dei feedback da parte di professionisti. I ragazzi sono abituati a usare il social per ottenere informazioni in modo molto veloce e quindi anche superficiale. Ma in realtà, ecco, l'obiettivo di Valori è stato quello di valorizzare i contenuti, quindi dare loro la possibilità di trovare un luogo digitale dove condividere le loro emozioni in modo protetto, quasi, quindi con discrezione, in modo sicuro, e dare loro poi la possibilità di entrare in contatto con tutti i nostri coach per parlare delle loro passioni, approfondirle, quindi confrontarsi con professionisti come sei tu, parli di beauty, ma tantissimi altri, per poter avere delle informazioni, approfondire e anche capire meglio e orientarsi al futuro, perché per i ragazzi l'età, diciamo, di decisione, di scelta per il futuro si è spostata in là. E ci Quindi sono. scusami che ti interrompo perché appunto prima del nostro collegamento dicevo che l'app, che tra l'altro lo ripetiamo in maniera tale che le persone che ci stanno sentendo, se la vogliono scaricare, cosa devono fare? Valori App. Valori App sui Play Store e Apple Store è scaricabile gratuitamente per Perfetto, tutti i quindi su ragazzi. entrambe le piattaforme è scaricabile. Perfetto, quindi invitiamo tutti i giovani, ma anche i genitori, no? Che vogliono magari avere un punto di riferimento e quindi valutare anche l'applicazione, lo possono fare anche loro, giusto? Per vedere cosa tu inserisci all'interno tra le proposte dei ragazzi. Certo, diciamo che per i ragazzi minorenni, diciamo, sono accompagnati dai genitori e abbiamo ricevuto spesso da parte dei genitori un ringraziamento, no? Dire c'è un posto dove comunque quando so che mio ragazzo è lì sta facendo qualcosa di propositivo anche che lo può aiutare. E ci sono tantissime attività che promuoviamo, quindi cerchiamo veramente di far comunicare 2 generazioni. C'è un gap anche nel mondo del lavoro, no? Tra chi cerca lavoro e chi trova lavoro. E io analizzando un po' questa Scusa, mancanza, io ogni tanto saluto perché vedo un brava, sacco di gente, quindi tutti per non quelli che si interromperti collegano. saluto. Sì, Fantastica questa interazione. E quindi dicevo appunto questo gap nel mondo del lavoro è anche dovuto, secondo me, da un'analisi, da una incapacità anche delle aziende e degli adulti a coinvolgere i giovani, no? E ci vuole un nuovo processo anche di formazione per chi deve selezionare i profili e coinvolgere i ragazzi in nuove attività, perché comunque anche i mestieri stanno un po' cambiando, e tu me lo dici. assolutamente no, io ti vorrei aggiungere questo perché ne vorrei parlare con te, visto che comunque so che nel momento in cui tu hai creato questa piattaforma, ovviamente non è che hai detto un giorno ok, adesso mi invento l'app, c'è stato tutto un lavoro importante dietro che io ho seguito da quella che è stata la scelta degli psicologi che dovevano accompagnare, perché anche lì non è che si può fare di tutte le erbe un fascio. Chi di noi ha avuto un'esperienza analitica andando proprio in analisi sa bene che lo psicologo diventa proprio talmente personale che non è importante quello che ti dice, ma come te lo dice. Ed era proprio questo l'argomento che volevo trattare perché io mi trovo veramente realmente un po' in dissonanza con quello che generalmente si dice dei giovani. Si dice che questa categoria e questa generazione siano dei ragazzi che non ascoltano. Siano dei ragazzi che non hanno le idee molto chiare, siano dei ragazzi svogliati. Io ti posso dire che chiaramente, avendo anch'io, come giustamente, stavi anticipando, avendo creato anch'io un meccanismo, oltre che sulla vendita del prodotto, anche sulla formazione, e quindi i ragazzi che arrivano a me sostanzialmente sono comunque dei diciottenni, sono delle diciannovenni, non sono certo delle trentenni.
Ma vedo che invece sono tanto, si impegnano perché comunque capiscono che ad oggi, rispetto a quella che è stata la generazione del passato, è molto difficile potersi inserire nel mondo del lavoro perché è tutto in overbooking, no? Cioè ci sono molte più richieste di quella che è l'opportunità che si potrebbe dare a chi lavora oggi in qualsiasi campo. Però dico, io dissento invece da questa forma in cui si dice che appunto i ragazzi non ascoltano, perché forse probabilmente la mia visione invece è che c'è talmente tanta convinzione, prevenzione sul fatto che questi ragazzi non ascoltano, che in automatico anche il loro atteggiamento, se io non so come rapportarmi con loro con una giusta comunicazione, è come se io parlassi in portoghese e tu mi rispondi in inglese, cioè non avviene la comunicazione. Sei d'accordo con me su questo, su questa situazione? Poi, per carità, come al solito, non si può fare tutta l'erba un fascio, però io direi che questi ragazzi invece vanno premiati perché vivono in una generazione difficile in cui i genitori e le persone gli danno poco conto e anche poca responsabilità. Scusa, poi interrompo, è lo stesso esempio per me di quando ho sentito nel tempo del coronavirus richiamiamo i medici in pensione. Ma perché? Chiamiamo i ragazzi, tanto vanno formati entrambi, quindi c'è proprio essere prevenuti nei confronti di questi ragazzi. Questa è una cosa che a me dà fastidio, perché sai bene invece quanto io sia convinta che i ragazzi sono il nostro futuro e come qualsiasi insegnante. Non è facile fare l'insegnante, bisogna sapersi mettere nei vestiti, nei panni degli altri e nelle emozioni degli altri e capire quali sono gli strops per ognuno, perché noi abbiamo degli skill che sono i nostri punti di riferimento, ma poi ognuno di noi ha avuto degli strops nella propria vita che sono proprio quelli che poi cambiano di persona in persona. Sì. No, assolutamente, hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno di sentirsi ascoltati e considerati in qualche modo. In realtà siamo noi loro stanno vivendo veramente in una società dove la responsabilità è al primo posto. Chiediamo di essere responsabili per pensare appunto all'ambiente, al riciclo, alla mancanza di lavoro e quindi anche a pensare cosa farò da grande e che lavoro dovrò fare. Quindi hanno una serie di responsabilità e si sentono anche appesantiti da questo e forse noi non gli diamo gli strumenti perché in realtà anche la tecnologia in qualche modo li spinge a dover essere perfetti. Quindi loro si isolano ancora di più perché fino a quando non raggiungono quel livello di perfezione si sentono inappropriati nel confronto. Per questo un po' il cellulare o comunque i video molto brevi gli aiutano in una comunicazione che però non gli permette di esprimere veramente se stessi. E quindi loro è come se ci urlassero la necessità di poter avere qualcosa dove possono esprimersi realmente. E in tutta questa grossissima ricerca che è durata più di 2 anni, abbiamo voluto proprio utilizzare uno strumento social che loro hanno sempre in mano, però cercando di umanizzarlo, no? Perché per me il rapporto poi personale è fondamentale. E infatti il mondo Valori, lo strumento Valori App è solo una parte di tutto il lavoro che facciamo. L'obiettivo è quello poi di portare i ragazzi fuori, farli incontrare, far organizzare a loro stessi degli eventi dove possono dar voce alle loro passioni. Ecco, per noi è fondamentale. Questa esperienza che abbiamo avuto in questi eventi live, in questo anno di Valori, abbiamo capito che proprio i ragazzi qui hanno un'opportunità, anche soltanto di avere un microfono in mano per cantare la canzone preferita e quindi dire, cavolo, ma io allora posso battere quei mostri, no, che mi bloccano. E fanno uno switch, cioè diventano molto più sicuri e affrontano la scuola, le opportunità di confronto in modo diverso. Dentro Valori, ad esempio, un'altra opportunità che abbiamo è quella dei contest, quindi questi challenge che creiamo, che però sono delle challenge molto
propositive, quindi l'idea in qualsiasi categoria, quindi dal make-up al fashion, eccetera, stimoliamo i ragazzi a proporre i loro progetti e quindi premiare poi i più bravi, diciamo, ma comunque sempre facendo loro un percorso con delle esperienze insieme a un corso. Cioè non c'è un premio in denaro, c'è l'esperienza che per noi vale molto di più. Allora, e non solo, allora aggiungerei perché sai, anche in quelli che sono i contesti o del make-up o comunque della moda, che sono due settori che per me sono molto vicini, no, per l'ambito in cui lavoro, quando per esempio organizziamo delle sfilate per i giovani designer. E quindi abbiamo dei ragazzi che sono probabilmente alla prima collezione, e per prima collezione la prima cosa che dobbiamo andare a valutare in quello che è ambito moda, quando poi gli chiediamo di inserirsi in una collettiva che gli dà la possibilità di farsi vedere da un buyer, no? Da chi poi deve acquistare la propria collezione, è quello proprio di dargli un premio economico, che però non vengono dati giustamente dei soldi in mano, perché i ragazzi non se ne saprebbero cosa farsene. Gli viene invece dato quell'investimento facendo un master, un qualcosa atto a migliorare, a perfezionare tutta la filiera produttiva. Perché di qualsiasi lavoro si tratta, discorso è che non bisogna preoccuparsi solo di diventare molto bravo nel proprio settore, ma ovviamente anche di valutare tutti quelli che sono poi gli ambiti correlati che servono. E io lì vedo che, per esempio, molti ragazzi, anche giovani, questo me ne accorgo dalle richieste che io ho tramite World Makeup nelle aperture di quelle che possono essere le accademie, no? Quindi gli studi makeup. Ti dico che fuori da quello che è stato il contesto, il periodo del coronavirus, io ogni tanto sento un rimbalzo di voce, ma non capisco perché si sente qualcosa come eco, come se ci fosse qualcosa di aperto. Però dicevo, io ricevo circa mediamente dalle 20 alle 30 richieste settimanali su come aprire uno studio make-up. E le persone che mi scrivono, che scrivono in azienda, sono o dei ragazzi che chiaramente devono fare per potersi attivare nell'aprire uno studio make-up, hanno una serie di problematiche. Quindi te ne apro una perché magari tra i ragazzi di Valori ci potrebbe essere qualcuno che è interessato a diventare un make-up artist, e quindi poi capire e valutare, quindi gli diamo una perla di saggezza. Di cosa devono affrontare nel momento in cui decidono. Allora, innanzitutto la prima differenza. Capiamoci, il truccatore, non avendo un albo a Certo. cui poter fare riferimento come l'estetista, diciamo che la maggior parte dei truccatori rimangono nel dubbio come faccio se non ho un albo e quindi non ho qualcuno che mi tutela. Quindi, che ne so, i parrucchieri hanno gli artigiani. E fanno parte del mondo degli artigiani. Le estetiste o sono delle dipendenti all'interno di una struttura dove c'è anche il parrucchiere, oppure hanno proprio un loro studio estetico, ma gli vale il diploma che hanno ottenuto in 3 anni più la specializzazione. Al truccatore che invece esce da una scuola trucco, ribadisco il concetto, perché ci sono tante anomalie e tante situazioni cavilli che possono mandare molta gente in confusione. Tra l'altro, dico alle persone che mi stanno seguendo, lì dove ci fosse interessato qualcuno realmente a inserirsi nel mondo del make-up, vi invito ad andare sul mio sito, vormakeup.com, dove nella sezione, quindi navigando dalla home, andando nella sezione Academy e scrollando giù, troverete le informazioni, proprio le prime 3 informazioni sono proprio le leggi, quindi la parte fiscale, il codice Adecco da avere per poter lavorare, come aprire una partita IVA e quindi fare una distinzione tra quello che è l'apertura della partita IVA e invece quella che è il problema di non essere inseriti all'interno di un albo che ci permette di avere un diploma atto a lavorare al pubblico. Quindi partiamo dal primo problema. Il primo problema è che il truccatore che esce da una scuola di trucco e non di estetica si ritrova sia che la scuola è riconosciuta dalla regione, anche perché in Italia apro e chiudo, non tutte le regioni riconoscono.
sono solo alcune le regioni che danno un riconoscimento effettivo riconosciuto dalla regione. Diversamente, le altre scuole sono delle scuole private, dove il truccatore che si avvia nella scelta della scuola migliore, cosa fa? Secondo me, quello che dovrebbe valutare sono intanto il passaparola degli altri, perché comunque quello non morirà mai. Se qualcuno parla bene di qualcun altro, un motivo ci sarà. E quindi è bene un attimino fare attenzione a questo. Secondo, valutare l'insegnante quanti anni di esperienza ha. Io, per esempio, all'interno della struttura Vor Makeup prevedo che anche se mi scrive un truccatore che vuole aprire con me un'accademia, ma non ha 2 anni di esperienza, bada bene, non come truccatore, ma come insegnante di trucco, che sono due cose completamente diverse. Ok? Quindi se io non mi trovo davanti ad una persona che ha almeno, che mi può dimostrare dal suo curriculum di aver insegnato già 2 anni e avere fatto comunque un test con me che mi faccia comprendere che la sua esperienza da insegnante sia un'esperienza molto vicina a quella che è l'esperienza che io voglio far vivere ai miei studenti, no? Quindi anche la capacità di trasmissione, perché sappiamo bene che non tutti gli insegnanti si possono veramente fregiare di questo nome, perché molti sono insegnanti solo per titolo, ma non lo sono per vocazione. E quindi anche quello è fondamentale, perché se io non riesco a trasmettere al ragazzo la voglia, il desiderio, utilizzare dei termini accattivanti, rendere la lezione snella, dei contenuti molto chiari, con delle dispense da poter poi continuare a cibarsi a casa. Sono stata insegnante per molti anni in molte scuole e la pecca più grande che io ho notato è stato il fatto che appunto su quelle che erano scuole di trucco dove dovevi frequentare dal lunedì al venerdì con 500 ore, quindi partendo a ottobre e facendo esami a giugno, il problema era che dopo pranzo, nel pomeriggio, l'insegnante sbadiglia, l'insegnante si mette al telefono, l'insegnante fa altre cose e questi ragazzi pagano una retta solo per metà. Non dico che sono tutte così, ma ho esperienza da scuole importanti dove ho insegnato che purtroppo questo accade. Nel frattempo vedo che si sta popolando di molte mie docenti, di molti truccatori che utilizzano VOR, quindi li saluto tutti, e loro sono ben informati su questo. Poi entriamo invece in quello che è il problema, come ti dicevo, una volta che io esco dalla scuola di trucco, se mi si è riconosciuta dalla regione, dove sicuramente si è riconosciuta dalla regione, ho pagato dei soldi in più, che purtroppo non mi danno qualcosa in più. Quindi incominciamo anche a capire questo, che il riconoscimento della regione, tranne che non sia una scuola di estetica, che ha quindi un senso e un valore, perché tu hai una commissione esterna che ti esamina su tante materie, su quello che è il discorso del make-up, oggettivamente, anche volendo andare a estendere a quello che può essere la parte chimica, la parte di lista INCI, quindi la parte invece di skincare, il dermatologo, la lingua inglese, tutta una serie di elementi, no, che poi sono importanti per il truccatore, cosa me ne faccio se poi io non posso lavorare? E quindi il truccatore che esce da queste famose scuole, compresa la mia, attenzione, compresa la mia, ha la facoltà di poter lavorare solo ed esclusivamente nel settore o della pubblicità o del cinema, o dei servizi fotografici o della moda. Quindi sostanzialmente dovrebbe poter essere inserito in un contesto dove qualcuno lo mette in regola o perché lavora al cinema e allora c'è un ente preposto che di solito è l'ENVAL, o perché lavora presso appunto un'agenzia di moda, di freelancer, ma sappiamo bene che le agenzie di moda sono solo su Milano. E su Milano ormai le agenzie sono sature di truccatori. Quindi io mi chiedo, un ragazzo che è a Catania, una ragazza che è a Catania, dico Catania perché chiaramente è la mia città, vuole diventare un truccatore, cosa fa poi dopo? Incomincia a chiamare i fotografi e che cosa otterrà? Otterrà dei free test che al limite gli permetteranno di avere un primo portfolio, ma prima o poi, se vuole lavorare o al cinema, moda, servizi fotografici, da qualsiasi città d'Italia stiano, devo andare o a Roma o a Milano. Non c'è storia. Quindi l'alternativa per tutti gli altri qual è?
L'alternativa sarebbe l'opportunità di poter aprire un proprio studio make-up nella propria area di competenza, vendendo un prodotto che loro ormai conoscono molto bene, di cui si fidano, e da quello chiaramente permettere poi il passaggio dell'applicazione del prodotto sulla cliente. Se non che cosa succede? Succede che al truccatore questo viene vietato ed è l'unica possibilità viene concessa in questo momento all'estetista, che ha un diploma che gli permette, e ti spiego dove il cavillo è un cavillo veramente È burocratico proprio. di categorie, di scontro di categorie. Allora, se qui ci fosse un qualsiasi truccatore, anzi, chiedo a un truccatore che non è anche un estetista, perché poi abbiamo anche dei truccatori che sono estetiste, ma tra quelli che sono presenti qui, a questo mio dire, mi piacerebbe che qualcuno scrivesse o commentasse qualcosa. Allora, tra estetiste e truccatori di solito non corre buon sangue. Perché? Proprio perché la difficoltà per un truccatore di poter truccare una sposa, di poter truccare una cliente, come lo fa l'estetista, che, signore estetiste, vi voglio bene, ma non avrete mai l'opportunità di conoscere così tanto il make-up come un ragazzo o una ragazza che ovviamente ha frequentato per un anno intero, si è occupato solo di questo, non si è occupato del massaggio. E allora il punto è che per lo Stato italiano, da un punto di vista proprio della licenza, no? Per poter aprire un studio make-up, si immagina che l'estetista, avendo una conoscenza anche della parte non solo esterna dell'epidermide, ma del derma, dell'ipoderma e di tutto quello che può accadere se un prodotto sbagliato crea un problema, io devo sapere come reagire. Però io dico, fino a quando io uso un trattamento all'acido glicolico al 70%, che se lo lascio un secondo in più mi brucia la pelle, alzo le mani e dico sì, Certo. è chiaro. E addirittura al 70% neanche l'estetista lo può usare perché lo può usare solo un medico estetico. Però dico in generale, il truccatore adesso, oggettivamente, ma usando i trucchi e non usando la calce e la cazzuola, ma qual è il problema che potrebbe creare a livello epidermico? Io ancora lo devo capire. Quindi mi sembra che sia proprio un problema più tra categorie nel non mettersi d'accordo, perché chiaramente chi frequenta una scuola di estetica ci mette 4 anni prima di poter aprire un'attività. Chi è un truccatore e si specializza nel make-up, in un anno potrebbe ottenere chiaramente la possibilità di aprire. Allora io cosa ho fatto? Esattamente come hai fatto tu. Ho cercato di lavorare insieme agli avvocati e ai commercialisti che mi hanno aiutato in quella che è stata la costruzione del progetto War Academy, nel capire anche quali erano le informazioni da fornire a questi ragazzi. Quindi le ho buttate proprio tutte sul sito in maniera tale che i ragazzi capiscono la differenza. E li voglio lasciare con questa perla, tra l'altro. Il truccatore che poi apre lo studio make-up, in realtà oggi, quando parlo di codice Ateco, perché parlo di codice Ateco? Perché l'unica opportunità per il truccatore ad oggi di aprire uno studio make-up è quello di essere considerato un consulente di bellezza e quindi utilizza il make-up perché deve far vedere alla cliente quali sono i colori migliori, che si adattano meglio. Quindi in realtà gli sta vendendo un corso di formazione. Capisci? E mentre fa il corso di formazione, a quel punto fa provare il prodotto. Ma se invece mi entra la cliente all'interno del mio o appartamento che ho trasformato in studio make-up, dove pago, attenzione, ho partita IVA, non è che faccio lavori in nero come lo fanno molte estetiste. Ok? Come molti parrucchieri, come molte altre. Non voglio Un discriminare po' in perché tutte le amo. categorie, Come certo. ami truccatori, amo la categoria delle estetiste, però ovviamente in tanti anni ho visto questa problematica, questa differenza sostanziale che esiste. Quindi, allo Stato italiano, è quello che dico ai ragazzi, allo Stato italiano che voi abbiate il diploma da estetista o da truccatore, non gliene frega niente. L'unica cosa importante che gli interessa è che voi pagate le tasse e il famoso 22% di IVA. Quindi, se io ho la partita IVA e mi metto in regola, Beh, problemi con lo Stato non non è... ne avrò mai.
Il problema invece diventa nel momento in cui io apro uno studio make-up, ho un estetista che sta sotto di me, mi fa una segnalazione e io ho il problema se non ho il codice Ateco abbinato alla mia attività. Quindi questo solo per dare un esempio di quello di cosa cerco di fare io per i giovani all'interno di Wormakeup. Ho creato un prodotto, ma ho creato anche l'opportunità. Sia che loro vogliono diventare dei docenti, quindi il loro futuro sarà insegnare, sia che invece loro vogliano continuare a fare i truccatori, quindi avere la possibilità di fare un servizio fotografico, avere l'opportunità di venire con me alle sfilate, perché poi chiaramente all'interno io ho creato a cadere giù una sorta di scala gerarchica, quindi a partire da quelli che sono i Vore Ambassador, titolari di accademia, e così a seguire i loro studenti o le persone che vengono a fare un workshop con me e poi acquistano ovviamente i prodotti Vore Makeup, vengono inseriti all'interno dei team nazionali e internazionali quando facciamo degli eventi di grosso calibro. Però anche lì, ragazzi, quando mi scrivete come posso lavorare con VOR, a volte io mi sto male, no? A dover dire sì, mi mandate i vostri curriculum, ma VOR è un brand e quindi io non posso far truccare con altri prodotti. Cioè, Certo. oltre a quella che è la richiesta, chiaramente ci deve essere anche la comprensione di capire che bisogna fare un acquisto minimo di un kit per poter partecipare. Ecco, questo è un esempio, però dico, immagino che all'interno delle varie attività che stai promuovendo con Valori Up, oltre a quella che potrebbe essere un ragazzo o una ragazza interessata, non so, al make-up, ci sono ragazzi che magari possono immaginare di lavorare con la musica. Quali sono i casi più frequenti da quando è nato Valori Up? Quali sono le categorie più apprezzate dai ragazzi? Guarda, sicuramente la musica è la principale, ma a seguire ti direi la scrittura, che è una cosa che non avrei mai detto perché adesso no, si dice che i ragazzi scrivono velocemente con il cellulare e non sanno più scrivere. In realtà i ragazzi di Valori postano dei racconti, delle poesie che parlano veramente di storie fantastiche e quindi vogliono esprimere tutto se stesse. E in questa voglia che comunque esprimono, si capisce quanto hanno bisogno anche di condividere con altre persone che hanno esperienze come te. Delle esperienze di vita vissuta, perché loro non hanno la possibilità ancora di viverla, no? E quindi sicuramente poi magari parleremo un secondo dell'appuntamento Casa Valori, perché ci incontreremo Assolutamente. diretta, ma in quell'occasione sarà bello raccontare ai ragazzi qualche tua esperienza dal vivo, magari appunto durante le tue sfilate, che hai avuto l'opportunità di truccare, chi è stato più difficile per te come situazione, no, lavorativa o empatica, perché magari dovevi truccare qualcuno con il quale non andavi d'accordo. Cioè, raccontare ai ragazzi per coinvolgerli veramente nell'esperienza quindi di vita, trasferendogli delle emozioni. Io questo voglio fare, questo continuerò sempre a dire ai miei ragazzi perché loro si nutrono di questo. E quindi più emozioni positive, ma anche negative, però comunque esperienze di vita reale trasferiamo loro e più loro si sentono partecipi di qualcosa che vogliono poi sviluppare da soli. Quindi ecco, questa è un po' la cosa bella. Il rapporto con il coach, secondo me, serve proprio a questo. E la formazione, noi puntiamo tantissimo, ad esempio, su Valori, sulle soft skills, no? Quindi tutte quelle capacità anche del rapporto umano, del lavorare in team, del condividere, dell'ottimizzare i tempi, del costruire un progetto, no? Perché una passione non è sufficiente poi a diventare un lavoro. E quindi stiamo creando anche tutto un percorso che chiamiamo diventa imprenditore del tuo talento. In qualche modo ognuno di noi ha un talento. Il talento non deve essere inteso come qualcosa di eccezionale, ma qualcosa che ognuno di noi ha e deve trovare per vivere una vita bella, dove vuoi vivere, no? Dove, e quindi diciamo che l'idea delle soft skills per noi sono fondamentali, abbiamo diversi partner che fanno della formazione su queste tematiche, perché parte Ciao anche Marco!
C'è anche uno dei nostri coach, Marco Cesari, che è uno scrittore. Hola, E bene. quindi ecco, diciamo che l'obiettivo è quello, mettere in contatto e condividere in modo smart, competenze. Quindi parliamo un pochino, appunto, visto che comunque siamo arrivati quasi a metà del nostro appuntamento e sarebbe importante, appunto, che all'interno di quest'ora, oltre a qualche informazione di carattere generale e specifico, come abbiamo fatto io chiaramente nel mondo del make-up, no? Quindi chiaramente sono chiamata da te per dare informazioni ai ragazzi o alle ragazze che potrebbero essere interessate a lavorare all'interno di quello che è il mio mondo. Però, appunto, oltre all'app Valori stiamo parlando di Casa Valori. Cos'è Casa Valori e quale sarà il primo appuntamento che mi vedrà coinvolta anche a me? Certo, allora Casa Valori in vista di questo E momento di... Marilena! Grazie! In questo momento di diciamo, isolamento forzato abbiamo trasformato i nostri valori live in dirette Instagram, un po' ovviamente come hai fatto tu con Vor, proprio per continuare a tenere i contatti. Inizia venerdì alle 16, il primo appuntamento, e su Quindi Casa basta Valori. collegarsi su Instagram. Collegarsi su Instagram, su Valori App e seguire la diretta. Lanceremo, diciamo, il primo appuntamento, parleremo di musica insieme a un rapper famoso che è Amir Wow! Issa, e che Che è, ringrazio per scusami, aver... richiamalo. Amir Issa. Amirissa, Issa. ok. Ed è una persona che ho conosciuto e ho avuto il piacere di, comunque ha accettato il nostro invito, pur essendo molto occupato su vari progetti, perché vuole anche lui avvicinarsi. Lui fa tanti progetti insieme ai ragazzi, anche nei carceri, usando il rap come nuovo linguaggio, diciamo, per far esprimere anche i ragazzi in qualche modo. E quindi ci sarà questo primo collegamento, saremo un'ora insieme, parleremo ovviamente dei suoi lavori, di come lui coinvolge i ragazzi e i ragazzi che si iscriveranno attraverso il link che ci sarà poi sui post domani, che è l'evento Eventbrite, i primi 50 avranno la possibilità anche di fare delle domande in diretta ad Amir. Lanceremo un contest, quindi ci saranno i ragazzi che potranno scrivere un loro pezzo rap che Ma verrà che poi... bello, wow. E così andiamo avanti. Parleremo di scrittura nell'appuntamento successivo, il lunedì. Il mercoledì poi parleremo di scuola con un insegnante che si fa chiamare il prof Strambo. E Scusa con... che ti interrompo, Sì. ma se uno volesse vedere tutta la programmazione dei prossimi appuntamenti di Sì. Valori App, cosa deve fare? Su Valori App, scaricare Valori e comunque appunto sui nostri canali social verranno pubblicati tutti gli appuntamenti. Benissimo, perché non ce ne vogliamo perdere nessuno, hai capito? E ovviamente con te abbiamo appuntamento invece lunedì 30 e sarà un bellissimo appuntamento dove magari lanceremo un contest ad hoc sul make-up che permetterà a qualcuno di vivere un'esperienza magari insieme a te. E questo credo che ai nostri ragazzi possa fare molto, molto piacere. Molto, molto, molto felice di questa iniziativa. Poi, sicuramente, visto che i nostri progetti, sia il tuo che il mio, come di qualsiasi altra persona che sta guardando la diretta o che non ci sta guardando, ma in generale, mi domando che la question che ci facciamo tutti è, intanto, come ripartire dopo questo lungo periodo, no? Perché ancora le informazioni non sono chiare. Aleggia l'idea che questo 3 aprile potrebbe non essere il 3 aprile. Ormai ce lo stiamo un po' tutti quanti più o meno, no? Dicendo sia fra di noi, a noi stessi, sia parlando come si parla adesso in questa diretta o in altre, dove effettivamente guardando i numeri, guardando quella la situazione attuale, immaginare che il 3 aprile, d'amblè, tutto si Tutto. rimette a posto, non è possibile. Quindi sicuramente c'è un momento anche in cui valutare. Io attualmente cosa sto facendo? Oltre alle mie dirette che mi permettano, come dicevamo, di poter continuare a parlare di Vor Makeup, di poter ospitare delle persone,
che secondo me hanno qualcosa di interessante da dire, sia sul make-up o no, ma in generale l'idea è proprio quello di dare un momento in cui in quest'ora ognuno possa prendere varie informazioni perché si aprono vari argomenti. E probabilmente questo sarà anche un po' il proseguo, perché fino a quando tutte le attività appunto non ripartiranno, quello che sto vedendo dal telegiornale, da quello che è l'esame di laurea, a quello che già si vocifera potrà essere per gli esami di Stato, quello di lavorare in remoto, cioè lavorare davanti a un PC. Fare un test in questa maniera, in maniera molto asettica e distaccata, però per dirti, per quanto mi riguarda, per esempio, non è una cosa così lontana dalla mia mentalità. Tu sai bene, Simone, abbiamo parlato, io ho vissuto per diversi anni in America e tra l'altro anche in quella che è stata una parte, una sola parte della mia formazione è avvenuta lì. A differenza di quello che era la metodologia italiana, quando sono arrivata a New York, mi sono ritrovata in un'aula dove non c'era l'insegnante, ma l'insegnante ci parlava da una TV, da un monitor, perché mentre faceva lezione a noi a New York, faceva lezione anche a Houston, in Texas, quindi eravamo più scuole collegate. Quindi anche una maniera, soprattutto per la parte teorica, di poter incontrare più gente. Quindi questo sicuramente è una parte su cui io già sto lavorando, nell'opportunità di dare anche a chi, ecco, da dove nasce l'opportunità, perché dai gap noi dobbiamo sempre trovare le opportunità, se no è finita. Se c'è un gap c'è un'opportunità, sicuramente. Solo che bisogna sforzarsi di capire come fare in modo che il problema diventi un'opportunità, no? E quindi noi ormai ci siamo allenate in questo. Quindi secondo me, io che già avevo creato un programma didattico composto di 92 ore, che sono le ore minime che servono per far sì che un corso diventi, nell'ambito del make-up, professionale. Quindi tutti i corsi sotto le 90 ore diventano dei corsi di self-make-up o comunque degli approcci del make-up, ma non possiamo dare un diploma o un riconoscimento a qualcuno che abbia frequentato sotto le 90 ore. Sopra le 90 ore invece ci sono appunto le 92, le 150, le 250, fino alle 500 ore, che sono appunto il percorso dove tu frequenti giornalmente. Chiaramente l'importo da considerare, quindi parliamo anche di costi per i ragazzi, no? Più o meno frequentare una scuola di make-up, dipendentemente, chiaramente con una variazione di prezzo, con stesse ore, ma tra nord e sud sicuramente c'è una differenza, ma ci aggiriamo tra i 6.000 euro del sud ai 9.000 euro del nord, comprensivo di prodotto, quindi borsone, tutto il materiale per poter lavorare, l'esame, insomma, tutta una serie di cose, con una frequenza appunto giornaliera presso la scuola. Io invece cosa ho voluto fare? Ho voluto fare qualcosa di diverso perché mi rendevo conto che anche quando nelle famose citate scuole di cui ti ho parlato c'era l'obbligo di frequenza tutti i giorni, ci sono molti ragazzi che lavorano e che quindi magari preferivano il serale perché non potevano frequentare tutti i giorni se o la mattina o il pomeriggio lavoravano. E questo è il primo problema. Quindi, per le persone che avevano questa problematica, io cosa ho pensato di fare? Di costruire invece Lavoro Academy, che sono complessivamente 12 ore di lezione con il docente, più delle dispense con cui tu ti colleghi poi da remoto con l'insegnante. Quindi le giornate tra dello step 1, base 2, beauty fotografico, wedding e fashion, quindi i famosi 5 step, in realtà sono 3 giorni di base 1, 3 giorni di base 2, 3 giorni di beauty fotografico, 2 giorni di wedding, 1 giorno di fashion più l'esame. In tutto questo, quindi, loro con l'insegnante devono essere attentissimi a tutto quello che viene fatto a livello di pratica, perché lì hanno l'opportunità di fissare nella loro mente la sfumatura, la parte che stanno trattando, perché è ben suddiviso proprio per permettere di capire molto bene. Dopodiché hanno bisogno di esercitazioni e di ripassare il testo. Ma questo, a maggior ragione, te lo dico dopo 30 anni di esperienza, che tutto quello che mi avevano insegnato a scuola
Quello che poi realmente è diventata il mio know-how è stata, come dicevi prima, esperienze fatte bene, fatte male, su cui ho riprovato, riprovato, ma da sola. L'experience è proprio quella di provare e riprovare fino a quando non diventi molto bravo. Ma se tu hai un buon insegnante e hai dato una cassetta degli strumenti che puoi utilizzare sia con l'insegnante sia senza l'insegnante, io sarò sempre convinta che dipende dalla volontà di ogni essere umano arrivare a dove si vuole arrivare. Io nella mia esperienza di essere partita dalla Sicilia, quando sono arrivata a Milano, certo non pensavo di diventare la personal di Donatella Versace. E non è che è stato così scontato, anche perché quando sono arrivata a Milano, quello che capitava era di ricevere porte in faccia, perché chiaramente non avevo un materiale adeguato per essere inserita all'interno di una delle agenzie di freelance, dove c'erano dei colleghi che facevano già delle esperienze di Vogue, avevano delle copertine, avevano delle cose strafighe. E la mia domanda era: ma se nessuno mi dà la possibilità, ma quando mai io potrò arrivare là? No, perché c'è anche da chiedersi questo, no? Ok, che non ce li ho. Fino a quando appunto ostinatamente, 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 nonostante tante porte in faccia, tu continui perché hai fede, hai passione e sei convinta e lo senti qui, no? Quindi quello che è il desiderio del cuore è la spinta propulsiva che ci porta a fare delle cose, superare la paura, ma in tutto, no? Quindi non solo nel lavoro, in qualsiasi cosa facciamo, le cose che riusciamo a fare sono quelle che vogliamo realizzare. Quelle che non facciamo e per quelle che non vogliamo realizzare, tranne che chiaramente sia un progetto così ambizioso, così differente da quelle che sono le nostre capacità. Certo, io non posso e non potrò mai aspirare ad essere un premio Nobel in matematica, questo anche no. Insomma, però insomma, in quelle che erano invece le mie peculiarità, tanto ho lottato fino a quando sono arrivata al punto desiderato. Quindi questo è l'invito per tutti i ragazzi. Fate attenzione che non sono soltanto il numero delle ore, ma ripeto, la capacità di quello che è i temi che vengono trattati, come vengono trattati, quanto l'insegnante ha la capacità di trasmettere, quanta è la vostra capacità di apprendere e quindi poi da lì, tramite le esperienze, si arriva dove si deve arrivare. In effetti, guarda, sentendoti parlare proprio mi fai venire in mente come scegliamo noi i nostri coach e i nostri partner, perché alla Hai fine capito? la cosa è questa. Ad esempio, su Valori un'azienda, un partner, un coach non può fare come su Facebook e caricare i suoi contenuti autonomamente. I ragazzi sì, ma i coach e le aziende vengono selezionate. Perché? Perché i contenuti per noi sono fondamentali. Quindi quando io presento un nuovo partner o un nuovo coach, so che quella persona, perché poi alla fine si parla di persona, può dare veramente tanto ai ragazzi che seguiranno e avranno la voglia e la determinazione di seguirla. Per questo li stimoliamo sempre comunque a raggiungere e a essere anche costanti nel seguire dei corsi, nel formarsi, nel leggere, perché comunque, come dicevi tu, se vuoi raggiungere un obiettivo, la strada è sempre in salita, cioè ci sono vari step da seguire. E quello che noi vogliamo fare un po' facilitando è mettere a disposizione persone che sei sicuro che se li segui arrivi da qualche parte. E quindi non fargli fare troppi tour, magari dovendo seguire appunto, fare esperienze con aziende o con appunto istituti di formazione, eccetera, che non li possano portare a un obiettivo solido. E quindi ecco, tu sei una di quelle, la tua determinazione, la tua anche precisione, puntualità e caparbietà, no? Ti contraddistingue. E questo secondo me sono tutti dei valori, parlando di valori, appunto parliamo dei valori che ci contraddistinguono, sono quelli che noi vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi. Io ovviamente sono molto 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 felice perché, ti ripeto, ai giovani sono molto molto vicina, sia perché poi in realtà le idee, le capacità
che hanno di pensare anche a livello proprio veloce a quella che è un'opportunità nel fare una cosa, non mi arrivano dalle mie ambassador, ma mi arrivano molto spesso dalle studenti, proprio perché gli studenti, vivendo la generazione del loro tempo, hanno gli strumenti, mentre io magari fatico un po', mi ci devo, no? Per loro che sono già nati in questa generazione, quegli strumenti invece diventano già degli strumenti che già conoscono perché sono cresciuti insieme a quel tipo di strumento. Quindi, mentre noi abbiamo dovuto un po' come è stato il passaggio della fotografia da rullino al digitale, no? In quel periodo lì, molte persone, fotografi con cui lavoravo, alcuni si sono reinventati nel mondo del digitale. Altri sono rimasti lì e non hanno avuto la capacità di evolversi. La bellezza invece è poter, dico sempre, passare da tutte le esperienze che uno nella propria vita ha fatto, capendo come trasformare quello strumento, perché come ci insegna la moda, come ci insegna qualsiasi cosa, c'è pochissimo da inventare, ma c'è moltissimo da reinventare. Quindi dal capo vintage che viene reinventato, a quello che è un make-up che basta cambiare una cosa per trasformarle e quindi ridare un'idea, a quella che è la musica, dove sono sempre sette note, ma possiamo ideare miliardi di armonie e quindi fare in modo che la musica non abbia mai fine, ritengo che sia veramente importante per i ragazzi questo, come hai detto tu, avere vicino delle persone che veramente si occupino di loro e si preoccupano di loro, avendo quel gran cuore di mettersi da parte e lasciare spazio a loro. Che è Sì, un metti altro dei questo problemi per i all'inizio. giovani. Sì, creando nuove opportunità per loro, mettendosi al servizio e questa, diciamo, è una call che noi teniamo aperta sempre perché appunto riceviamo poi curriculum o proposte di collaborare e questo ci fa piacere perché vuol dire che ci sono comunque veramente degli adulti che guardano ai giovani con speranza, no? Questo è importante. Ci sono anche degli insegnanti, in ogni categoria ci sono delle persone che fanno della propria esperienza un bagaglio da consegnare alle nuove generazioni. E non è proprio del tutto scontato. Assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Tra le persone che abbiamo in linea, visto che comunque ci rimangono, diciamo, gli ultimi 6 minuti, perché poi in automatico purtroppo Instagram dopo un'ora ci butta giù. Volevo capire perché prima ho visto appunto e saluto con affetto una delle mie ragazze che dice la mia insegnante che ha ricordi bellissimi di me, io ti saluto calorosamente Alessandra e ti ringrazio. Però volevo capire se magari c'era invece qualche ragazzo dei tuoi che magari voleva porre qualche domanda. Si è collegata Maria Jeanette, lei è una cantante, ha una voce spettacolare, Ciao conosce. Maria Gianetta, non vediamo l'ora di sentirti allora. Sì, è una ragazza fantastica con due bambini piccoli e io non so come riesca a gestire il tutto, però proprio si dedica anche alla passione del canto con molta passione. Qua ti do una perla, Simona. In qualsiasi cosa noi facciamo, abbiamo sempre anche nell'utilizzo dei vocaboli, è molto importante per il nostro cervello, che quando lo chiamiamo mente, mente, in tutti i sensi, è fondamentale dare al cervello degli input importanti anche nella terminologia. Se io, riferendomi alla ragazza di cui appunto stai parlando, ciao Ludovico, penso di fare tutto con sforzo, cioè non parto proprio perché già la parola sforzo, guarda le spalle, Sì, già, è se vero. invece devo metterci impegno, beh, allora se ci devo mettere l'impegno, Aperta. già la mia posizione cambia. Oggi guardavo proprio al telegiornale, al 33 Medicina, quindi a seguito del telegiornale vero e proprio, che davano dei consigli sulle varie ginnastiche, no? Adesso sta andando molto di moda lo yoga,
ma in particolare facevano riferimento a un tipo di yoga dove si canta, ma sono ignorante, quindi non ripeterò anche perché non me lo ricordo qual è il tipo di yoga. Però mi sembrava molto interessante questa mantra che praticamente mentre tu fai l'esercizio, il corpo, aiutato dal sorriso, dalla voce, dal canto, da tutto quello che tu fai, aiuta il corpo a fare quegli esercizi senza sentire lo sforzo, quindi il sacrificio, la fatica, ma valutando invece e trasformandolo in impegno, capacità di allenamento, tutti i termini che poi servono a fare in modo che probabilmente lei con i suoi bambini è riuscita ad impegnarsi e quindi ad utilizzare il suo cervello al meglio senza che il cervello poi rimanga bloccato nei pensieri, oddio, quanto sono depresse, lavoro, lavoro, e quello fa malissimo. È E vero, quello fa malissimo. è vero. Quindi, visto che sono rimasti appunto gli ultimi 5 minuti, ed è mia abitudine, appunto, prima di chiudere l'intervista con i miei ospiti, quello di dare anche, invece, in tempi di coronavirus, qualche suggerimento anche da parte tua ai giovani e meno giovani che in questo momento sono a casa e quindi se dovessero fare qualcosa, cosa gli possiamo dare come perla di cosa potrebbero fare in questi giorni a casa? Guarda, sicuramente è quello di continuare a leggere e informarsi, non ascoltare tanto la televisione perché ascoltiamo sempre le stesse notizie, però veramente leggere. Un'altra cosa molto bella che mi è venuta oggi, perché mi è capitato un album fotografico Bella sotto questa, ho già mano, capito, bella! quello di riguardare le foto. Non so se tutti le hanno stampate, perché magari i più giovani ce le hanno solo su cellulare, Beh, però però sarebbe bello con i propri genitori, con con i i propri nonni, no? genitori, i nonni, raccontare un po' Bella! di quei momenti, perché secondo me, ecco, questo è anche un momento proprio di famiglia, e quindi è giusto ritrovare l'energia da lì. Quello è, penso che sia la cosa più importante. Bella, questa delle foto mi è piaciuta moltissimo. Un'altra opportunità che si potrebbe avere, appunto, è anche quello di ritirare, invece che stare molto tempo al computer o in televisione, quello di prendere i vecchi giochi da tavolo, no? In maniera tale da stimolare, esattamente come per le persone più anziane, viene consigliato, per esempio, di utilizzare le parole crociate perché comunque è un allenamento mentale, sembra una cosa stupida, ma in realtà invece è un allenamento mentale importante. Anche alcuni giochi di società, io mi ricordo il vecchio tabù, te lo ricordi i tabù? Bellissimo. Tabù era bellissimo, no? Perché tu comunque, per far capire alla tua squadra quello che facevi, ti dovevi dare da fare con le mani, non potevi parlare, dovevi pensare a come lo dovevi disegnare l'oggetto in pochissimo tempo per farlo capire. Quindi riscoprite anche le attività creative. Anche con una scatola vecchia a casa la si può colorare, si possono fare tante cose. Per esempio, dal punto di vista del make-up, vi dico e ci sarà un ospite, parleremo di questo. Come fare, per esempio, con i propri bambini, con i propri ragazzi, le face chart in casa. Che Ah, che bello! potrebbe essere, appunto, per i bambini, per quelli più piccini, quelli più grandi, un modo di invece, perché anche disegnare chiaramente è qualcosa di antistress molto importante. Quindi queste sono le nostre perle di saggezza per la puntata di oggi insieme a Valory Up. Quindi io saluto tantissimo Simona, noi ci rinnoviamo il nostro appuntamento, quindi io sarò presente all'interno di quella che è Casa Valory. L'ultimo lunedì di questo mese, perché mi sembra che capita di lunedì, vero? Ricordo bene? Sì, ore 16, in diretta Instagram su Valory App. Grazie, Sarò con voi. Vale. Grazie a te, Simona. Un bacio e grazie a tutti per avermi ascoltata. Grazie, Grazie Simona. a tutti Ciao. quelli che ci hanno seguito. Ciao Franchina. Ciao, Franchina. E allora, mentre stanno scrivendo, mi chiedono come possono partecipare a queste dirette. Ragazzi, basta che mi scriviate su Instagram e che avete qualcosa che possa essere utile a tutta la comunità in questo periodo. Poi che si parli di make-up o che ci si possa agganciare, è chiaro che qualsiasi cosa
deve riguardare in qualche maniera il mondo della bellezza. Cercherò di affrontare, questo è l'impegno, di affrontare vari argomenti legati a tutto ciò che è il mondo della bellezza. Quindi scrivetemi e continuate a seguirmi. E ci vediamo domani, ma non vi preannuncio, come al solito, nulla. Un bacio.